Allora, oggi dobbiamo completare il compito che ci eravamo dati ieri. Ci avevamo quasi messo a punto l'applicazione che era richiesta per l'analisi dei percorsi di cocitazione e alla fine abbiamo delegato tutto il problema al modello, facendo in modo che il modello offrisse un metodo che abbiamo chiamato getConnessioni, il quale partendo da un autore di partenza e un autore di arrivo generasse un elenco di autori che rappresentano il cammino, diciamo, di una sequenza di autori, ciascuno dei quali abbia scritto almeno un articolo, quindi sia un coautore di quello successivo e di quello precedente, ovviamente, in modo da creare una catena di citazioni di lunghezza minima. Quindi per far questo abbiamo bisogno di creare un grafo per ricercare appunto questo percorso minimo. Un grafo che in questo caso è abbastanza, diciamo, univoco come lo dobbiamo creare, prendendo ogni autore come vertice, quindi un grafo che abbia tanti vertici quanto siano gli autori, e ci sia un arco tra due autori ogni qualvolta due autori hanno pubblicato almeno un articolo insieme. Poi se due autori hanno pubblicato 27 articoli insieme, questa è un'informazione che potremmo ignorare, semplificare o rappresentare esplicitamente. Cosa dico? Il fatto che io abbia pubblicato almeno un articolo, ne abbia pubblicati 10 o 27 con un altro coautore, lo posso ignorare e quindi creo un grafo semplicemente non pesato, non orientato, un arco che dice che quelle due persone hanno pubblicato almeno un articolo. Questa è l'informazione minima che ci serve in questo esercizio e quindi ci andrà bene così, un grafo non pesato. Oppure, se volessi, potrei tener conto magari nel peso dell'arco del numero di articoli che sono stati pubblicati in comune. Per cui Tizio e Caio magari hanno pubblicato insieme 27 articoli e invece Tizio e Sempronio solamente 3. Questo caso è un'informazione che non mi serve. Però potrebbe essere, diciamo, il numero di articoli pubblicati in comune potrebbe essere messo come il peso dell'arco se mi dovesse servire in altri casi. Oppure, se uno volesse tenere traccia effettivamente di quali articoli sono stati pubblicati in comune, dovrei per forza creare un multigrafo, per cui se Tizio e Caio hanno 27 articoli in comune, ci saranno 27 archi che collegano Tizio con Caio e ciascun arco dovrà contenere l'informazione sull'ID dell'articolo corrispondente, in modo da poter reperire questa informazione. Quindi, tutte le volte che pensiamo a questo tipo di problemi, non è quasi mai univoco come creare il grafo. Non potrei chiedervi, beh, questi sono i dati, no? Il modello ha già questi dati, questi autori, questi articoli, creami un grafo che lo rappresenti. Come creo il grafo, che struttura gli do, che significato do ai vertici, che significato do agli archi, dipende dal problema che sto cercando di risolvere. Se io dovessi cercare un problema di, mi dice, clustering, cioè trovare quali sono gli autori più stretti rispetto a un dato autore, i gruppi di persone che lavorano insieme, allora mi interesserebbe molto la forza del collegamento tra due autori. Se invece devo solamente trovare cammini di citazione più brevi, non mi interessa per nulla. Allora, il grafo lo faccio pesato o no? Beh, dipende dal problema che sto cercando di risolvere. Ma questo lo vedremo più volte. Un conto sono i dati grezzi, sono delle sequenze, delle tabelle, delle relazioni. Un conto, quando ci costruiamo un grafo, questo grafo è finalizzato a risolvere i problemi in un certo modo. E quindi il primo passaggio concettuale che dovremmo sempre fare è: ma come rappresento il problema o il sottoproblema che mi interessa, il sottoinsieme dei dati che mi interessano per poter risolvere il problema? Non è univoca la scelta. In questo caso è abbastanza semplice, nel senso che abbiamo bisogno proprio del minimo di informazioni. Quindi questo è il primo ragionamento. Il grafo sarà più semplice possibile che si può immaginare, in cui ci sarà un vertice per autore rappresentato dal B importo creator e un arco se questi due autori, due vertici, sono
coautori. Per altri tipi di problemi potremmo magari volere un grafo in cui i vertici sono gli articoli, eh? Potrebbe essere benissimo costruito, è una cosa diversa, dipende da che cosa dobbiamo fare. Quindi ragioniamoci sempre. In questo caso appunto un grafo di questo genere. Noi possiamo, ieri sul finale della lezione, dicevamo che questo metodo getConnessioni internamente deve calcolarsi i cammini minimi. Poiché l'interfaccia utente questi cammini li potrebbe richiedere più volte, cambiando, modificando gli autori di partenza e di arrivo, sarebbe bello che questi cammini minimi venissero calcolati una volta sola. In altri termini, i cammini minimi e di conseguenza il grafo che li supporta. Questo significa che evitiamo di fare in modo che il grafo venga creato dentro questo metodo di connessione. Cioè vorrei evitare che ogni volta che chiamo il metodo di connessione riparto da zero, creo il grafo, calcolo i cammini minimi e fornisco i risultati. Quindi questo è il metodo visibile dall'esterno, il quale poi internamente magari chiamerà degli altri metodi che vengono chiamati solamente la prima volta. Evitiamo di ricreare il grafo ogni volta. Questo vuol dire che l'informazione sul grafo, il grafo che ho creato, è una variabile che sopravvive, è una variabile di modello, l'informazione del modello, che viene memorizzata a livello di modello e non a livello di singola funzione getConnessioni. Quindi io aggiungerò tra le variabili del modello, oltre che l'elenco degli articoli e l'elenco degli autori, aggiungerò anche il grafo vertice, tipo del vertice rapporto creator, e tipo dell'arco è default edge, non è, perché non è pesato. Qui devo importare un po' di roba. Allora, graph, innanzitutto importiamolo da orgjgraph.t. Questo grafo inizialmente, non esiste, lo dovrò creare la prima volta che mi serve. Prima volta che mi serve la prima volta che verrà chiamata la funzione getConnessioni. Allora, come prima cosa, questa funzione getConnessioni dovrà dire, vabbè, creiamoci il grafo che ci serve. Quindi potrebbe essere una chiamata, cerco di farlo per passi, il primo passo è creo il grafo. Crea grafo lo posso implementare con una funzione locale privata. Qua sotto. Questa funzione, quindi getConnessioni, come prima cosa dice voglio creare il grafo. Questa funzione crea il grafo, lo crea e poi magari se si accorge che l'aveva già creato prima evita di crearlo una seconda volta. Quindi semplicemente potremmo dire che se il grafo è già stato creato, allora non ho nulla da fare. Altrimenti devo crearlo. Il modo per scoprire se questa funzione è già stata chiamata in passato e vedere se ha già salvato il risultato da qualche parte. Se no, allora a questo punto, scusate, grafo, lo creo. Sarà un simple graph. Simple graph. Come argomento ricordiamo che dobbiamo sempre mettere la classe dell'arco che stiamo utilizzando. La variabile grafo è tipo graph, ma graph è solo un'interfaccia. Quando lo creiamo in modo concreto usiamo una classe che è quella del simple graph,
grafo semplice, non orientato, non pesato. Dopodiché al grafo dobbiamo aggiungere i vertici e gli archi. I vertici sono facili, potrei usare add vertex ripetutamente per tutti i porto creator che ho nel mio modello. In realtà c'è il metodo, se non sbaglio, graphs.addAllVertices che fa il lavoro per noi. Ricordate che la classe statica graphs con la G maiuscola contiene dei metodi di utilità, quindi di solito sono delle versioni più comode, semplificate, delle operazioni che potrei comunque fare direttamente con la classe graph. Però addAllVertices è comodo perché gli passo semplicemente il grafo e una collection e lui usa gli elementi di quella collection come vertici del grafo. Quindi in questo caso il grafo è grafo, e la collection, quali sono i vertici che vogliamo aggiungere? Beh, sono tutti gli autori che io ho nell'elenco autori, che è una variabile di modello che avevo già. Autore è una mappa, quindi devo prendere solamente i valori di questa mappa. Autori punto values. Quindi ho fatto un grafo, adesso di densità 0, un grafo completamente disconnesso, con tanti autori, tanti vertici, quanti sono gli autori. Adesso devo decidere di mettere un arco tra i vertici. Giusto? In questa operazione, tra virgolette, è costosa, nel senso che a priori non so, non ho nulla che mi dica, data un autore. Immaginiamo di prendere il primo vertice del grafo. A chi è connesso? Quali archi devo aggiungere? Potrei prendere, dato quel primo autore, andare a interrogare il modello chiedendogli quali sono gli articoli che ha pubblicato questo autore e ne avrò un elenco. E per ciascuno di questi dovrò chiedere quali sono gli altri autori di questo articolo e ne avrò un certo numero. E per ciascuno di questi altri autori che troverò, dovrò aggiungere un arco al mio grafo. Se questo arco non esiste ancora. Se esiste già, non lo devo aggiungere una seconda volta. Questo è un modo. Quindi parto dagli autori uno per uno, da ciascuno degli autori vado a prendere l'articolo, da ciascuno degli articoli aggiungo gli altri autori. Poi potrebbe essere un altro modo. Voglio partire dagli articoli, ho l'elenco di tutti gli articoli, di ciascun articolo mi faccio dare l'elenco degli autori, sono 7 autori, dovrò aggiungere 7 per 6, 30, quanto fa? 7, 42 archi, ciascuno con tutti gli altri. Quindi ogni articolo mi darà un insieme di archi che devo aggiungere, che sono tutte le connessioni possibili tra gli autori di quell'articolo lì. È un altro modo, alla fine gli archi sono sempre gli stessi. Dipende come vogliamo organizzare noi il codice. Oppure, altra possibilità ancora, parto da coppie di autori. Autore 1, autore 2, e mi chiedo, questi due sono collegati o no? Per sapere se sono collegati devo andare a interrogare il modello per capire se tra gli articoli che ha pubblicato il primo esiste almeno un articolo che ha pubblicato il secondo. Se sì, sono collegati, allora metto l'arco, se no, non metto l'arco. Poi forse, pensandoci, mi vengono in mente altri 3 o 4 di modi. Sono modi diversi di interrogare la struttura dati per rispondere alla domanda, dammi l'elenco di tutti gli archi che devo mettere in questo grafo, cioè l'elenco di tutte le coppie di coautori. Quest'ultima sembra la più semplice. Però mi sembra anche la più lenta, perché devo comunque considerare tutte le coppie n quadro di autori. E immaginiamo di avere moltissimi autori. Quindi abbiamo solamente
quanti erano? 300? Quanti erano? 500. Ma di questi, ciascuno di questi 500 autori non avrà 500 coautori, non è che ha scritto almeno un articolo con ciascuno degli altri. Quindi se io prendo tutte le copie di autori, nella maggior parte dei casi la risposta sarà no, non hanno scritto nulla insieme. Però io il lavoro di andare a considerare, di fare la ricerca, lo faccio comunque. È un grafo che magari ha tanti vertici, ma il grado di questi vertici, beh, potremmo anche scoprire qual è il grado di questi vertici, non sarà molto elevato. Magari 20, ecco, 20 persone che nell'arco della tua carriera ci hai lavorato insieme, ma non sicuramente 500. E se poi aumentiamo la scala, passiamo dal dipartimento, magari da tutto il Politecnico, il numero di autori aumenta enormemente, ma il grado no. Perché ciascuno continua a lavorare sempre con le stesse persone con cui lavorava prima. Io semplicemente sto considerando più persone che avranno ciascuno il loro insieme di collaboratori. Magari il grado può aumentare di uno, ecco, se considerano di due, ma non, sicuramente non si scala con dimensioni. Quindi fare attenzione a impostare un algoritmo tipo n quadro per tutte le coppie di vertici, quando in realtà so che il grado di ciascun vertice è abbastanza basso. Quindi mi conviene una delle altre due soluzioni. Magari la prima. Per ogni autore vado a vedere gli articoli, vado a vedere i coautori, aggiungo. In questo caso, questa prima, per ogni autore vado a vedere i suoi articoli, ho una complessità che è data dal numero di autori moltiplicato dal numero di articoli. Che è comunque quadratica, è sta roba. Comunque la prendiamo. Però non va a considerare, comunque quando considera qualcosa è un articolo che esiste, non va a cercare coppie. Quindi, per farla breve, come potremmo fare a analizzare tutti i vertici? Allora, andiamo a tutti gli archi. Prendiamo autore 1, presi dal grafo.vertexset, cioè i vertici che ho appena aggiunto, li ho messi tutti dentro, adesso li riprendo in mano uno a uno, o l'autore 1. Dell'autore 1 mi chiedo quali sono gli articoli che ha pubblicato. Questo è il modello che sono io, me lo dà, perché in fase di costruzione del modello ho già creato, quindi avrò una lista di articoli che mi dà l'autore 1. Get articoli. Leggendo il JSON questa informazione ce l'avevo. A questo punto questo autore ha fatto 100 articoli, devo andare ad aprire tutti uno per uno. Quindi a sua volta avrò un altro ciclo in cui vado a cercare l'autore 2 per ciascuno di questi articoli, punti articoli. Che è rosso questo? Sì. Quindi per ciascuno di questi articoli che sono stati scritti da autore 1, vado a vedere quali sono gli altri autori. List porto creator. Due punti, autore 2, o per coautori, due punti articolo, punto, get authors, get creators, uguale. Quindi andiamo per ordine. Prima considero tutti i vertici del grafo. Per ciascun vertice cerco gli articoli che ha scritto
l'autore corrispondente al vertice. E sono questi. Per ciascuno di questi articoli, per ciascun articolo, ricavo i coautori. Per ciascun articolo scritto dall'autore 1 che stiamo considerando, no? Questo è l'elenco di tutti i coautori, e ciascuno di questi coautori corrisponderà a un arco, se questo arco non esiste ancora. Quindi posso dire che io avrò dei porto creator autore 2 che sono i singoli elementi dei coautori. Quindi di sicuro autore 2 ha scritto l'articolo insieme ad autore 1. E quindi devo aggiungere un altro. Autore 2 è collegato ad autore 1. Vi quadra? Teniamo autore 1 fermo, per ora. Io sto considerando un certo vertice, mi chiedo, questo vertice a chi è connesso? A un vertice uguale a un autore. L'autore avrà scritto un certo numero di articoli, li prendo uno per uno, e per ciascuno di questi articoli che ha scritto vado a vedere chi sono gli altri autori. Ciascuno degli altri autori corrisponderà a un vertice nel grafo, e allora io gli faccio l'arco. Come vedete, per fare questo ragionamento sto saltellando a destra e a sinistra tra il linguaggio del modello e il linguaggio del grafo. A volte dico l'autore ha scritto un articolo e a volte dico al vertice aggiungo un arco. È quello che stiamo facendo proprio. Stiamo costruendo un grafo che è un'entità più astratta, che però rappresenta una conoscenza che a livello di modello abbiamo, è più esplicita. Quindi metto l'arco tra il vertice autore 1 e il vertice autore 2 perché l'autore 1 ha scritto almeno un articolo insieme all'autore 2. Come persona. Quindi in questo caso dovremo semplicemente fare un graph.add edge, grafo si chiama, scusate, l'inglese e l'italiano vengono fuori queste cose, tra autore 1 e autore 2. A patto che quell'arco si possa aggiungere e non ci sia ancora. Cosa vuol dire si possa aggiungere? Beh, sicuramente tra i vari autore 2 ci sarà anche l'autore 1, quindi devo escluderlo. Non posso aggiungere l'arco. È un grafo semplice, quindi non può avere del self loop. Quindi, innanzitutto questo lo faccio se autore 1 equals di autore 2. Non è vero. If not, autore 1.equals autore 2. Se autore 1 non è uguale all'autore 2, cioè quando ho trovato i miei articoli, il mio articolo avrà certi autori, tra questi ci sarò io di sicuro. Però, quando non sono io, devo aggiungere un arco. Quando non sono io è quando questo arco non è ancora stato aggiunto. Per questo dovrei andare a vedere cosa fa l'add edge nel momento in cui cercassi di aggiungere un arco che non esiste ancora. Mi dà un errore oppure se ne frega? Perché se se ne frega me ne frego anch'io. Nel senso che ci pensa lui a non fare pasticci. Se da un errore devo evitarlo. Quindi andiamo a vedere graph. Cosa fa il metodo add edge?
add edge. Crea un nuovo arco in questo grafo che va dal sorgente alla destinazione e ritorna l'arco che ha creato. Alcuni grafi non permettono la molteplicità degli edge, come il nostro. In questi casi, se il grafo già contiene un arco dalla sorgente specificata al target specificato, dunks run then, allora questo metodo non modifica il grafo e ritorna null. Va bene. Quindi non fa errori, non si mette a piangere, non genera eccezioni, semplicemente non fa nulla. Quindi noi siamo esentati da controllare prima se l'arco esiste, scusate, se l'arco non esiste ancora allora aggiungilo. Noi facciamo finta di volerlo aggiungere e sappiamo che in moltissimi casi lo troverà già e quindi non lo aggiungerà. Ma non interessa. Quindi in questo caso va bene così, non devo fare nient'altro. Allora, se sono fortunato, questa roba qui alla fine avrà creato un grafo, ci metterà un certo tempo, possiamo provare a vedere un minimo di debugging, stampare alla fine di questo il grafo che è stato creato, questo for qua è grafo, scusate, system.out. Punto print line del grafo. Vediamo cosa succede. Allora, scegliamo due autori a caso e schiacciamo search, tanto in realtà l'informazione degli autori non abbiamo ancora. Schiacciamo search. Stampato della roba laggiù in fondo perché? Cos'hai? E qui c'è della roba scritta, eh? Si vede che la console si offende perché magari ha le righe troppo lunghe, non riesce a mostrarlo. Questo è ciò che ha stampato, cioè il grafo che abbiamo creato. Quindi ci sono, come sempre, la prima parentesi quadra che è l'elenco di tutti gli autori, quindi tutti i vertici. Qui sono in questa forma, perché ricordiamocelo sempre, è la toString del vertice che stampa l'autore in questo form. Se volessimo altre informazioni dovremmo modificare toString. E poi a un certo punto cominciano, ecco qua, gli archi. Corniati ha scritto un articolo insieme a Cannes, Corniati ha scritto un articolo insieme a Capozzoli, Corniati ha scritto un articolo insieme a Cerquitelli, Di Natale insieme a Di Carlo, Di Natale insieme a Benso, Di Natale insieme a Primetto, Di Natale insieme a Chiusano, e così via. Conoscendo queste persone mi sembra che sia sensato il risultato che abbiamo ottenuto. Però ovviamente dovremmo andare, per fare un minimo di validazione, dovremmo andarci a vedere gli articoli se effettivamente queste due persone hanno lavorato insieme. Quindi questo è il nostro grafo. Adesso magari non è il caso di stamparlo sempre, anche perché poi la console piange, come abbiamo visto. Ma potremmo semplicemente stampare statistiche. System.out.println .format. Ci stampiamo cosa prima? Grafo creato. Due punti per cento di vertici per cento di archi. Quindi i vertici sono grafo. Vertex set punto size, numero di archi e grafo punto
set. Così vediamo se. Vertici, 1929 archi. Vedete che la densità di questo grafo è molto bassa. La densità di questo grafo è 1929 fratto 553 al quadrato, quindi circa di un millesimo. La densità di un grafo è il numero di archi che ho fratto il numero di archi potenziali. Il numero di archi potenziali è il quadrato del numero di vertici. Vabbè, quadrato n per n meno 1, numero di vertici, in caso di un grafo semplice. Quindi un grafo poco denso, come ci potevamo aspettare. Ok, adesso abbiamo creato il grafo, dobbiamo fare il passaggio successivo, siamo ancora sempre dentro il metodo getConnessioni, che ha fatto il primo passaggio, crea grafo, controlliamo solo che non venga creato più volte. Se io rilancio il programma, se funziona il nostro meccanismo, scelgo due autori, faccio search, e lui mi dice ho creato il grafo. Se subito dopo rifaccio il nuovo search, mi dà subito il risultato, però sappiamo che è finto questo risultato, ma non ricrea più il grafo, perché se lo trova già fatto, non lo tocca più. A questo punto ci tocca effettivamente calcolare i cammini minimi. Noi ieri abbiamo imparato l'algoritmo di Floyd, per il calcolo dei cammini minimi, che è un pochino più pesante, ma una volta chiamato mi calcola tutti i cammini possibili e immaginabili. Quindi anche questa è un'operazione che viene fatta una volta sola. Se invece usassimo un algoritmo diverso, come quello di Dijkstra, che vedremo la settimana prossima, che invece parte da una sorgente e trova i cammini minimi solamente a partire da quella sorgente, e beh, quello andrebbe rifatto ogni volta che l'utente cambia i nomi degli autori. Ma in questo caso, ma di nuovo, possiamo pensare di delegare a un'altra funzione, tanto per tenere il codice pulito, il calcolo dei cammini minimi. Quindi possiamo avere calcola cammini con Floyd. Quindi ci facciamo un'altra nostra funzione, calcola cammini con Floyd. Con l'algoritmo di Floyd, così lo teniamo pulito, che è una mia funzione privata, cosa dobbiamo fare? Andiamo a vedere la documentazione della libreria che ci dice algoritmi. C'è una classe che si chiama Floyd Warshall Shortest Path. Quindi cerchiamo di capire come funziona questa classe. Questa classe prende un costruttore che riceve come parametro un grafo. Quindi gli creo una nuova classe Floyd Warshall Shortest Path, gli passo il grafo mio. E poi all'istanza di questo oggetto che ho creato, che appunto in fase di creazione ha avuto riferimento al grafo, posso interrogarlo per chiedergli, ad esempio, get shortest path tra due vertici. Quindi noi dobbiamo una sola volta creare l'oggetto e poi quello stesso oggetto lo interroghiamo più volte con questo get shortest path. Cosa il metodo, cioè, direi che parla da sé, richiede due vertici e restituisce un graph path. Tra un attimo dobbiamo andare a vedere come è fatto un graph path dentro per poterlo andare ad interrogare, a vedere, analizzare. Però per ora ci accontentiamo di questo. Oppure, se ci interessasse, in questo caso non ci interessa, solamente la lunghezza del cammino minimo, get shortest distance. Oppure un'altra proprietà interessante di un grafo è il diametro di un grafo. Il diametro di un grafo è la lunghezza massima dei cammini minimi, tra i cammini minimi.
cioè tutti i cammini minimi tra coppie di vertici che posso avere nel grafo, ce ne sarà uno che è più lungo degli altri. Mi dà la massima distanza che devo viaggiare per raggiungere un qualunque punto da un qualunque altro punto. Quello viene chiamato il diametro. Vuol dire che il grafo, più di così, due elementi non saranno mai distanti tra di loro. Ovviamente viaggiando con i cammini minimi, viaggiando con i cammini stupidi invece potrei fare distanze maggiori. Quindi il diametro è il massimo tra i cammini minimi, ma in questo caso non ci serve. Mi dà i due autori che sono più distanti. Ovviamente non ha senso se il grafo non è connesso, perché se un grafo non è connesso la distanza può essere, è tra due vertici appartenenti a componenti connesse diverse, è una distanza infinita. Quindi in quel caso il diametro non ha senso, a livello di grafo ha senso solamente a livello di singole componenti connesse. Ma questo lo spiega la, se il grafo non ha vertici torna a zero, eccetera, eccetera. Che c'è lo stesso path, trova il cammino più breve tra due vertici, gli dice, e a noi ci fa tanto piacere, che i cammini sono calcolati usando un algoritmo ricorsivo, per fortuna l'hanno fatto loro, non lo dobbiamo fare noi. Ma poi restituisce il grafo, questo è ciò che dobbiamo sapere. Allora, quindi abbiamo due passi, uno è costruire, creare la classe Floyd Watson, e l'altro è interrogarlo. Quindi calcola cammini Floyd, a questo punto si riduce semplicemente a creare l'oggetto di tipo Floyd Watson shortest path. Usiamo lo stesso meccanismo di prima, visto che quei cammini minimi calcolati li riuseremo più volte, l'utente li può usare più volte, li memorizziamo direttamente nel modello. Quindi Floyd Walsh shortest path, porto creator default edge, cammini, e chiamiamolo Floyd pass. Questa struttura la creiamo la prima volta che ci serve. Quindi dentro il nostro metodo calcola cammini Floyd, new Floyd Warshall shortest path a cui passo il mio grafo. Questo se non l'ho ancora creato, quindi ci vuole sempre Floyd path uguale null. Crealo. Altrimenti non fa nulla. Tanto è semplice, fa già tutto il costruttore. Però vedete che le varie altre classi che contengono gli algoritmi si comportano in modi anche leggermente diversi. Per questo io le nascondo qua sotto. Alla fine, possiamo dirlo, eh? Giusto per dire, marcare che ci siamo passati, perché poi quando il programma si blocca andiamo, capiamo perché. A questo punto, semplicemente otteniamo il cammino. Il cammino è Floyd path punto get path, get shortest path, tra author from, author from, virgola, author to. Questa chiamata al metodo effettivamente mi restituisce il cammino minimo. Sotto che forma me lo restituisce? Sotto la forma di GraphPath. Quindi è una classe tipo GraphPath, adesso andiamo a capire com'è fatta, parametrizzata, secondo sempre porto creator virgola default edge. Quindi il metodo che abbiamo appena visto, getShortestPath, restituisce un oggetto di tipo GraphPath parametrizzato come il grafo. Quindi io ho preso
VoidPath che abbiamo appena creato, la classe FloydWorkshop, gli chiedo dammi il cammino più breve tra i due autori che mi interessano e ciò che mi restituisci lo memorizzo in una variabile chiamata path che è di questo tipo. Cos'è un graph path? Come è fatto? Come funziona? Come posso trasformarlo in una list di articoli? Perché poi non è questo che dobbiamo restituire. Una list, scusate, di autori. Dobbiamo, a questo punto abbiamo il cammino sotto forma di graph path e dobbiamo trasformarlo come lista di vertici. Allora, graph path, andiamo a vedere che classe è. Graph path è un'interfaccia che è implementata da questa classe. Rappresenta un cammino in un grafo. Notare che un cammino è definito principalmente in termini di archi e non di vertici. Loro hanno preso il caso generale, il grafo potrebbe essere un multigrafo per cui un cammino è rappresentato in modo univoco conoscendo gli archi che lo compongono, non i vertici. Però, cosa faccio? Io ho dei metodi per interrogarlo, di fatto mi dice qual è il vertice di partenza, getStartVertex, getEdgeList, l'elenco degli archi e il vertice d'arrivo. Quindi un modo per percorrere il percorso è quello di partire dal vertice getStartVertex, poi farsi dare la lista degli archi e beh, il primo arco partirà dal vertice di partenza e andrà al secondo vertice. E quindi mi faccio restituire il get opposite of dell'arco e mi dà il secondo vertice. Poi dal secondo vertice mi faccio dare il secondo arco e vedo quale sarà il terzo vertice, che sarà il vertice opposto del secondo arco. E così via. Quindi devo andare avanti un passo per volta. Qui la documentazione è abbastanza scarna, tranne per questo metodo getEdgeList, che è quello che ci fa storcere un po' il naso, dire ma è possibile che dobbiamo fare tutto questo casino? E per fortuna non siamo i primi che ce lo siamo chiesti, perché mi dice getEdgeList restituisce gli archi che compongono il cammino. Il primo arco di questo cammino è incidente allo start vertex, come no? Dicevamo prima, ovviamente. I vertici lungo il cammino si possono ottenere attraversando dal vertice iniziale. Parto dal vertice iniziale, trovo il suo vertice opposto rispetto all'arco iniziale e poi vado avanti successivamente. Ma graphs, classi di utilità, get path vertex list fa già questo lavoro per noi. Quindi possiamo scriverlo con un loop, ma se no questo qui fa già questo lavoro, cioè prende un path e mi restituisce una lista di vertici. Manco farlo apposta, è esattamente ciò che mi serviva. E quindi questo path lo posso trasformare in una lista lista autori uguale graphs punto com'è che si chiamava? Get path vertex list, get path vertex list di path. Questa lista autori è il risultato della mia funzione. Sempre un miscuglio tra avere le idee chiare su ciò che voglio e cercare di conoscere bene la libreria che uso. Vediamo se funziona, perché se funziona dovrebbe essere quasi finito. Allora, autore, uno a caso e un altro, no, questi no perché hanno lavorato sicuramente insieme, non so chi sia, quindi va bene. Faccio search. E mi ha tirato fuori questo percorso. Non so se l'avete notato,
Employee Pass l'ha scritto immediatamente, quando io ho cliccato Search. Che vuol dire che l'algoritmo di Floyd in realtà lui lo fa girare solamente non quando creo la classe, ma quando interrogo per i vertici. E infatti ci ha messo un attimo di tempo dopo che ho scritto Floyd Pass, prima che comparisse l'elenco, perché ha dovuto, poverino, calcolare i percorsi minimi su un grafo da 500. Se poi io cerco altri due nomi, no, questa qui non mi piace, cambiamola, andiamo a qualcuno a caso, è istantaneo. Perché anche la classe Floyd Warshall si comporta come noi, nel senso che la prima volta che qualcuno gli chiede dammi il cammino minimo, lei si fa tutto il lavoro pesante di calcolare la matrice che abbiamo visto ieri, e poi le volte successive la matrice ce l'ha già, quindi restituire il cammino è questione di microfono. Sarebbe utile andare a strumentare un pochino questo per farci vedere quanti sono. Vediamo se funziona anche nei casi degeneri. Penso questi due sono sicuro che hanno scritto almeno un articolo insieme, quindi il cammino sarà solo di due. Non si sbaglia. E se io prendessi invece, che ne so, una persona con se stessa, cosa fa? Adesso prendiamo il secondo, via. Si pianta, quindi qualcosa ci siamo persi, perché si blocca? Perché? Null pointer exception, in model.java linea 80. Perché in questo caso null pointer exception su questa linea, direi che è path che è vuoto a questo punto. Abbiamo detto null pointer exception in get path vector list, quindi di dentro, quindi è path che è null. Quindi per come funziona la get shortest path, se gli chiedo il cammino tra un vertice e se stesso, mi risponde picche, mi risponde un cammino nullo, cammino di zero archi, in realtà potrebbe rispondere, restituire una lista vuota, ma in realtà restituisce nulla. Allora lo devo prevenire questo errore, ma è facile farlo a livello di controller anche. A livello di controller io l'ho controllato, se ricordate, che gli autori esistessero, ma dovrei anche aggiungere il controllo che gli autori siano diversi tra di loro. Quindi io vado avanti se l'autore di partenza è stato selezionato, l'autore di arrivo è stato selezionato e sono diversi. Quindi author from punto equals di author to è falso. Occhio al not davanti. E l'autore di partenza non è uguale all'autore di arrivo. Allora in questo caso, già che ci siamo, mettiamo un po' di scriviamo errore, devi selezionare due autori diversi tra loro. Selezionare due e che siano diversi. Allora, se così facendo non dovrebbe più bloccarsi. Quindi parte, proviamo a fare search la prima volta, lui ovviamente non ci prova neanche perché ne trova uno nullo. Quando ne seleziono uno fa il lavoro. Se per caso selezionassi due volte lo stesso, questa volta mi segnala l'errore e non si blocca più. Quindi andiamo sempre a prendere i cosiddetti corner case, no? I casi limite, verificare che il programma faccia una cosa sensata in tutti questi casi limite. Ok?
Ecco, se vogliamo completarlo, possiamo, visto che abbiamo 10 minuti di tempo, dal punto di vista estetico, sistemare queste tendine, perché averle in ordine sparso è veramente molto scomodo, no? Perché se devo cercare una persona, devo cercarla in modo, diciamo così, esaustivo tra tutti. Quindi, di fatto, mettiamo in ordine alfabetico gli elementi delle tendine. Allora, dov'è che lo facciamo? Qui. Dicevamo che model.getAutori.values, l'abbiamo usato più volte, è la collection che contiene tutti gli autori di questo modello, quindi del file JSON che abbiamo letto. Ma poiché proviene da una map, gli autori sono comunque elencati in un ordine casuale, arbitrario, cioè non abbiamo nessun controllo su quell'ordine, dipende di fatto dal codice di hash che viene usato dalla map, dalla chiave. Allora dobbiamo prendere questa collection di values e ordinarla, metterla in ordine alfabetico, e quando è stata messa in ordine alfabetico la possiamo aggiungere alle tendine. Occhio, noi non possiamo riordinare quella collection lì, perché values è un pezzo che mi arriva dalla mappa, è una collection che non è mia, non posso, di fatto è un riferimento a una collection interna alla mappa, io devo fare una copia e mettere in ordine la copia. Okay. Perché altrimenti rischio di rimescolare gli elementi dentro le mappe, può darsi che già lui mi blocchi lo stesso, nel senso che non lo lasci fare. Allora, values che cosa mi restituisce? Un oggetto tipo collection. Vedete che le modifiche nella mappa hanno riflesso nella collection, cioè se qualcuno nel frattempo modifica la mappa, quella collection cambia, e viceversa. Quindi se io cambiassi l'ordine degli elementi di questa collection, si scambiano anche l'ordine degli elementi nella mappa. Quindi mi devo fare una collection diversa e me la ordino come mi piace. Fare una collection diversa è facilissimo, basta che io mi faccio una lista della stessa roba, di porto creator, autori uguale new array list, e poi la posso inizializzare già direttamente con questo. Creo una nuova array list già direttamente con una copia di questa collection. E poi questa lista autore la ordino. Come facciamo a ordinare una collection? Allora, esiste un metodo, ne abbiamo già parlato di questo, no, vero? Forse vi ricordate qualcosa e avete già fatto nel corso precedente. Allora, il modo più semplice per mettere in ordine gli elementi di una collection è chiamare il metodo collections.sort, che prende come argomento appunto una collection e la mette in ordine. La mette in ordine secondo quale criterio? Cioè io gli autori li voglio ordinati per cognome? Per nome? Per matricola? Allora, la classe collections ha due modi di pensare. Il primo modo è quello di pensare che ciascun oggetto, in questo caso il porto creator, il bin, possieda un ordinamento naturale, suo, spontaneo. Questo ordinamento naturale, per specificarlo, vado a prendermi, questo è il porto creator, porto creator,
di fatto specificato da un metodo che si chiama compareTo. Quindi, se io voglio rendere un oggetto ordinabile, cioè che nel momento in cui viene inserito in una collection viene messo in ordine, ma di fatto è prerequisito anche per inserire oggetti all'interno di strutture dati ordinate, tipo una sorted list, che è un tipo di lista, in cui gli elementi vengono messi in ordine, devo definire qual è il suo orientamento, ordinamento naturale. Per farlo devo dichiarare che il mio oggetto implementa l'interfaccia comparable, cioè questo è un oggetto che è confrontabile con altri oggetti dello stesso tipo. Altrimenti il metodo sort, se provassi a usare il metodo sort su una collection di oggetti che non sono comparable, mi direbbe non sono capace, non so con che criteri ordinare. Allora, per poter ordinare gli elementi di una collection, innanzitutto la collection deve essere fatta da oggetti comparable, cioè oggetti che implementano l'interfaccia comparable. L'interfaccia comparable è un'interfaccia molto semplice che comprende un metodo solo, compareTo. Quindi io dichiaro che l'oggetto è comparable e per renderlo effettivamente comparable implemento il metodo compareTo, che confronta l'oggetto corrente, il this, con un oggetto che viene passato come parametro. Io qui ho usato un comparatore che ordina gli elementi sulla base del nome e del cognome, anzi cognome, a parità di cognome e nome. Quindi di fatto fa un confronto tra il family name mio e il family name che mi viene passato come parametro e delega il confronto al comparatore della stringa. Family è una string, e quindi dico, se questa stringa è precedente a questa stringa, allora questa persona è precedente a quell'altra persona, questo autore è precedente all'altro autore. Se invece le due stringhe, cioè i due cognomi, sono uguali, quindi il comparatore della stringa mi restituisce 0, allora vado a confrontare i nomi, solo in quel caso mi interessa andare a vedere i nomi. Questa funzione comparator, compareTo, mi deve restituire tre valori possibili. 0 se i due elementi devono essere considerati uguali, negativo se il this deve essere considerato prima dell'other, positivo se invece il this deve essere considerato maggiore, cioè dopo l'other. Come faccio a ricordarmelo? Me lo ricordo pensando a una sottrazione. Io penso di dover fare sottrazione questo meno l'altro. This meno other. Allora, sottrazione da un numero negativo se il primo, cioè il this, è inferiore, da 0 se il primo e il secondo sono uguali, da un numero positivo se il primo è maggiore, ragionandolo come numero. Qui non è un numero, un nome e cognome, ma il concetto si trasla così. Quindi nel caso in cui i due cognomi siano diversi, di sicuro mi restituisce il valore di diversità minore o maggiore che è relativo al confronto dei cognomi. Solo nel caso in cui i cognomi siano uguali, quindi se i cognomi sono diversi è questo, se i cognomi sono uguali mi restituisce, poiché i cognomi sono uguali, sarà precedente o successivo colui che ha il nome precedente o successivo. Quindi così facendo ho definito l'ordinamento naturale degli oggetti porto creator. E quindi collection.sort usa quell'ordinamento e rimette in ordine gli elementi secondo quest'ordine. Questo però ha un limite. Il limite è che ciascuna classe può avere solamente un metodo compareTo. Per cui immaginatevi un programma in cui io debba voler ordinare gli autori per cognome o per matricola, o per numero di articoli pubblicati. Cioè, nello stesso programma devo ordinare lo stesso tipo di oggetti secondo criteri diversi. Allora, l'ordinamento naturale di un oggetto è uno solo, per definizione. Come faccio a fare in modo che un oggetto sia ordinabile e quindi confrontabile secondo criteri diversi?
È possibile definendo delle classi aggiuntive che sono delle classi comparator. Infatti c'è un secondo metodo della collections.sort. Ci sono due forme, una forma è ordina una lista e basta. La seconda forma invece riceve come parametri, due parametri, uno che è una lista da ordinare e la seconda è una classe comparator, una sottoclasse di comparator, comparator personalizzata col tipo T della lista, quindi è in grado di confrontare oggetti di quel tipo, e di comparator ne possiamo avere quanti vogliamo. Ovviamente la classe comparator implementerà, l'interfaccia comparator implementa una sola, anche lei un solo metodo, che si chiama compare. No, oltre all'equals che ovviamente deve esserci sempre. Metodo compare. E quindi io posso avere per un determinato oggetto un comparator di autori secondo il cognome, un'altra classe comparator di autori secondo la matricola, comparator di autori secondo il numero di articoli. Ho tante classi che implementeranno ciascuna un metodo compare tra due oggetti, sempre pensandolo come sottrazione, o 1 meno 2, quindi qual è più grande, qual è più piccolo, mi subisce un numero intero, negativo, nullo o positivo, e quando ordino, quando uso l'algoritmo di ordinamento dirò autori, virgola, comparator new, ad esempio, io la chiamerei così, porto, creator, comparator, by name, una cosa del genere. Una classe specifica che implementa l'interfaccia comparator di porto creator e ha il criterio di ordinamento per nome. Quindi se vogliamo poter ordinare una collection sulla base di criteri che non siano quelli naturali, basta definirci una classe comparatore e usarla, e poi la collection la usa. In questo caso, chi va bene, chi ha creato quel Bing casualmente aveva già fatto un compare to sul nome e cognome e ci andava bene quello. Allora, se funziona così, la collection autori adesso è stata ordinata e quindi posso usarla per popolare le mie tendine. Se tutto va bene, dovremo trovare lo stesso programma con i nomi degli autori, questa volta in ordine alfabetico. Per cui prendiamo il primo, prendiamo l'ultimo e vediamo qual è il cammino. Ok? Questo era tutto quanto ci chiedeva l'esercizio. Quindi, se non avete domande, possiamo salutarci. Sfortunatamente domani non c'è laboratorio, perché è il 1° maggio, e quindi per fare un po' di laboratorio sui grafi dovete aspettare fino alla settimana prossima. Arrivederci.